Alberto Masogili ci regala questa fotografia del Duomo, un Duomo che lui ha vissuto proprio anche con competenza durante i restauri generali, come abbiamo detto poc'anzi. Ma Alberto Masogili era legatissimo anche al nostro Duomo, al Duomo di Chieri, perché qui è stato battezzato. Nell'archivio capitolare del Duomo è proprio conservato il suo atto di battesimo. E quindi è un chierese, anche se il papà Vincenzo abbiamo scoperto che era nativo di Riva presso Chieri, mentre la mamma Serra Felicita era di Montafia, quindi un chierese di nascita, ma le origini della famiglia Gilli saranno da scoprire proprio nella nostra vicina Riva presso Chieri. Questa notizia l'ho scoperta grazie alla richiesta che mi fece la signora Giuseppina Gilli, la moglie del commendator Caselle. Lei portava questo cognome, appunto Gilli, e quindi a un certo punto ha voluto chiedermi di aiutarla a capire che legame c'era tra la sua famiglia e Alberto Maso. E così è nata una ricerca tra l'archivio del Duomo e quello di San Giorgio qualche anno fa, che ci ha portato a scoprire un grandissimo albero genealogico e abbiamo scoperto anche il legame che c'era tra la signora Giuseppina e il papà di Alberto Masogilli, cioè il bisnonno della signora Giuseppina era fratello di Vincenzo, il papà di Alberto Maso. Uno può pensare quindi una parentela lontana, forse sì, cioè a livello di generazioni, ma una parentela che è sempre stata in contatto. La figlia Irene mandò il suo invito di nozze qui a Chieri ai propri parenti, e cartoline, cartoline anche dall'Umbria, dove poi Alberto Maso morì. Che Alberto Maso aveva qui a Chieri 19 cugini, 19 cugini che poi hanno avuto le loro famiglie e soprattutto il ramo femminile poi è scomparso, ma è all'interno di altre famiglie che oggi portano i cognomi di Rubatto, Baretto, Quattroccolo, Caselle, Cristina. Ognuna di queste famiglie ha o la nonna o la bisnonna che era una Gilli, quindi un legame anche ancora attuale. E ho scoperto, ad esempio, la famiglia Rubatto, il signor Guido Rubatto, ad esempio, ricorda molto bene questo legame. Insomma, erano i loro vecchi che raccontavano di questo loro antenato famoso, che non abitava più a Chieri, ma che aveva dato lustro alla famiglia Gilli e anche alla nostra città.